Il 7 giugno 1943, in una semplice casa di campagna a Caiazzo, in provincia di Caserta, nacque una bambina destinata a un destino straordinario, Teresa Musco. Teresa crebbe in una famiglia modesta, figlia di Salvatore e Rosa Zullo, in una casa spesso afflitta dalla miseria. La famiglia Musco, composta da 10 figli, di cui 4 morirono in giovane età, non conosceva l'abbondanza, ma la loro fede era solida. Teresa, fin dalla giovane età, dimostrò segni di devozione straordinaria. Crescendo in un'atmosfera di fede, fu influenzata dalla madre, Rosa, che era un faro di pietà e devozione. Tuttavia, la famiglia non era immune dalle difficoltà e le tragedie della Seconda Guerra Mondiale gettarono ombre di terrore, fame e distruzione sulla loro vita quotidiana. Il padre di Teresa, Salvatore, un contadino temuto per i suoi violenti accessi d'ira, mostrava spesso scarso rispetto per la fede, spesso accompagnando le sue parole con bestemmie. D'altra parte, la madre, Rosa, era un modello di pietà sincera. La sua fede e la sua devozione alla Madonna erano un faro di speranza per la giovane Teresa, nonostante la situazione difficile in cui vivevano. Era proprio Rosa a guidare i suoi figli sulla via della fede, mentre il padre tendeva ad essere severo e tirannico nei confronti di Teresa. Questo comportamento eccessivamente autoritario del padre la portò a soffrire in giovane età. La vita della piccola Teresa era circondata da sofferenze e paure, che avrebbero plasmato il suo carattere, facendole sviluppare un profondo senso di responsabilità e generosità. Iniziò a prendersi cura dei suoi genitori e dei suoi fratelli, anche con compiti che andavano al di là della sua età. Nonostante le sofferenze fisiche, con cefalee lancinanti, febbri alte e coliche dolorose, Teresa aveva esperienze mistiche eccezionali. A un'età molto giovane, Teresa cominciò a vivere straordinarie visioni. Riceveva visite dalla Madonna, da Gesù, dagli angeli e dai santi. Questi incontri la riempivano di gioia e conforto. La Madonna le apparve spesso e divenne una compagna costante nella sua vita. Teresa descrisse così questi incontri con la Madonna: «Posso dire che, dall'età di 6 anni, sono stata circondata dalla particolare predilezione della Mamma Celeste. Difatti era con me quando rassettavo, quando pregavo e anche quando giocavo mi sentivo chiamare per trattenermi con lei. Quando ero malata me la sentivo sempre vicino, e per me era un conforto e una protezione». Un altro incontro straordinario si verificò quando Teresa aveva solo 8 anni. Teresa ebbe una visione di Gesù dolorante e sanguinante. Il Salvatore le mostrò le sue spalle flagellate e le ferite aperte. Con grande compassione, Teresa asciugò il sangue che scendeva dal viso e dalle ferite di Gesù. Questo episodio la segnò profondamente e rafforzò il suo desiderio di condividere le sofferenze di Cristo. Desiderosa di unirsi alle sofferenze di Gesù, Teresa chiedeva umilmente di vivere umiliazioni e disprezzo. Chiedeva a Dio di renderla uno straccio, in modo che potesse accettare con umiltà tutto ciò che le veniva inflitto. Questo desiderio di umiltà e il desiderio di condividere le sofferenze di Cristo avrebbero continuato a caratterizzare la sua vita, poiché sarebbe stata spesso trattata come uno straccio, sia in casa che fuori. Il padre, specialmente, era solito infliggere percosse a Teresa e coprirla di sputi e bestemmie. Il 1 novembre del 1950, Teresa Musco si trovava in chiesa, immerse nelle sue preghiere e nella sua devozione. In quel momento, accadde qualcosa di straordinario che avrebbe segnato il corso della sua vita. Si manifestò davanti a lei un anziano sacerdote sconosciuto, un volto che non aveva mai visto prima, ma che emanava un'aura di santità e saggezza. Con voce gentile, egli rivolse a Teresa queste parole memorabili: «Figlia, ti raccomando. Prega per la salvezza delle anime che si trovano in purgatorio, non c'è chi prega per loro». Sorpresa da questa richiesta, Teresa,
con rispetto e desiderio di apprendere, chiese chi fosse costui che le si era manifestato in modo così straordinario. L'anziano sacerdote rispose con un sorriso compassionevole: «Io sono Padre Pio, cioè Francesco. Gesù mi ha detto di dirti di non dire mai a nessuno quanto ti viene riferito. Tu un giorno sarai come me. Guarda!» Padre Pio sollevò le mani e mostrò le profonde ferite nei palmi delle sue mani, simili a quelle di Cristo, segni inequivocabili della passione vissuta nel proprio corpo. Poi, nel mistero con cui era apparso, si dileguò, lasciando Teresa sbalordita ma anche con un senso di missione e un legame spirituale che avrebbe condotto la sua vita su un percorso straordinario. Il suo cammino di santità continuò a evolversi, e nella Settimana Santa del 1969, Teresa Musco ricevette le stigmate, le piaghe della passione di Cristo, sulle mani e sui piedi. Questi segni sacri rappresentavano un carico spirituale e fisico molto significativo, ma erano anche un segno tangibile del suo impegno nella redenzione delle anime e nella preghiera per i defunti. Pochi mesi dopo, il 31 luglio, Teresa ricevette ulteriori segni delle sofferenze di Cristo quando ebbe le ferite della corona di spine sulla sua fronte. Queste ferite sanguinavano spesso, testimoniando la profonda unione di Teresa con il sacrificio di Gesù per l'umanità. Nonostante questi doni straordinari e i segni tangibili della sua santità, Teresa Musco si trovò sempre più isolata dalla sua famiglia e dai suoi cari, in quanto le loro vite quotidiane non potevano comprendere appieno la profondità della sua esperienza mistica. A Caserta, tuttavia, una generosa signora prese su di sé la cura e l'assistenza di Teresa, offrendole amore, conforto e le cure di cui aveva bisogno. La sua dedizione a Teresa dimostrava l'importanza di avere comunità di sostegno nella vita dei santi e delle anime straordinarie come Teresa Musco. Se siete affascinati da storie di fede, miracoli e ispirazione, iscrivetevi al nostro canale ora. Sarà un viaggio emozionante alla scoperta della spiritualità. Non perdete l'opportunità di unirvi a una comunità di esploratori spirituali. La vostra ricerca inizia qui, iscrivetevi adesso! La Madonna continuò a chiedere a Teresa di pregare per la salvezza delle anime e di insistere affinché la gente ricevesse frequentemente i sacramenti e recitasse il rosario. Teresa aveva una speciale preoccupazione per i sacerdoti, che spesso non comprendevano la volontà di Dio. La Madonna le disse, «Figlia, offri tutto quello che ti capita di offrire per i sacerdoti, perché non capiscono più quale sia la volontà di Dio». Nel 1954, la salute di Teresa cominciò a peggiorare significativamente. Iniziò ad avvertire forti dolori alla testa, febbri estremamente alte e problemi al fegato. Nonostante le cure mediche, le sue condizioni non facevano che peggiorare. Il medico era spesso sbalordito dalla sua altissima temperatura corporea. Nonostante le sofferenze, Teresa si offriva come vittima per le anime del purgatorio e per coloro che rischiavano l'inferno. Anche il dono di ricevere messaggi direttamente da Gesù. Un giorno, Gesù le parlò dei sacerdoti e le disse: «Se nelle famiglie non ci sarà sempre la recita del rosario e la frequenza dei sacramenti, né la pace, né l'amore ci sarà mai in esse». Questo messaggio divenne uno dei principali obiettivi di preghiera e missione nella vita di Teresa. Non solo le sofferenze fisiche caratterizzavano la vita di Teresa, ma anche le sofferenze morali. La sua famiglia era spesso in crisi finanziarie e, a volte, erano al punto da non avere neanche il cibo sulla tavola. Teresa e sua madre dovevano fare i conti con l'ira e le bestemmie del padre. Talvolta il padre le obbligava a vendere verdure per contribuire al sostentamento della famiglia. Questo era un compito faticoso e spesso le due donne tornavano a casa esauste e dovevano affrontare ulteriori maltrattamenti. Nel 1957, la situazione di salute di Teresa si aggravò ulteriormente. Afflitta da dolori intensi alle ginocchia e alla schiena,
fu diagnosticata con la tubercolosi ossea, il che richiese lunghi periodi di ingessatura e cure mediche intensive. Nonostante la prognosi infausta, Teresa sopravvisse ancora a questa sfida. Teresa si offriva costantemente come vittima, desiderosa di condividere le sofferenze di Cristo per il bene delle anime e specialmente dei sacerdoti. Questo spirito di sacrificio la spinse a prestare servizio come strumento di Dio. Molti sacerdoti, sentendo parlare delle sue sofferenze e delle sue apparizioni, vennero a chiederle consigli e preghiere. Messa, comunione e adorazione eucaristica erano i tesori spirituali di Teresa. Spesso, con grande sforzo, Teresa partecipava alla Santa Messa, ricevendo la comunione e adorando il Santissimo Sacramento. Questi erano i momenti in cui trovava conforto e forza per sopportare le sue sofferenze. Spesso, il Signore le mandava un angelo per comunicarle l'Eucaristia, e in alcune occasioni, anche Padre Pio da Pietrelcina veniva a darle la comunione. Nel 1971, rinnovò ufficialmente la sua consacrazione al Signore in un santuario mariano. I suoi ultimi anni furono caratterizzati da sofferenze fisiche e morali, ma Teresa le accolse con coraggio e gioia. Diventò un punto di riferimento spirituale per molte persone, che la vedevano come madre, sorella e consigliera. Teresa aveva una devozione speciale per le anime del purgatorio, e il 2 novembre 1962, mentre pregava per loro, ebbe una visione straordinaria. Mentre pregava in camera, vede la stanza gremita di persone. Dinanzi a un tale spettacolo le uscì spontanea la domanda: «Cosa volete?» E loro, con un grido di gioia, la salutarono dicendo: «Ci hai liberato dalle pene del purgatorio!» Dopo pochi attimi tutte quelle persone scompaiono. Questa esperienza la spronò a offrire ancora più preghiere e sofferenze per loro. Ma la vita straordinaria di Teresa non si fermava alle sofferenze fisiche. Un nuovo e sconcertante fenomeno si verificò nell'ultimo anno e mezzo della sua vita. Immagini di Gesù e della Madonna iniziarono a lacrimare e a versare sangue. Questi eventi erano testimonianza tangibile della sua unione con la sofferenza di Cristo. Il primo di questi episodi avvenne il 26 febbraio 1975. Quando Teresa puliva un quadro del volto santo di Gesù e notò che il volto stava lacrimando. Questi segni straordinari erano un riflesso della sua missione divina. Nonostante la sofferenza fisica e spirituale, Teresa sapeva che la sua vita sulla terra era destinata a concludersi presto. Nel 1973, ricevette rivelazioni da Gesù stesso riguardo alla sua imminente dipartita. Lui le disse che non avrebbe vissuto a lungo. Nel 1976, all'età di 33 anni, Teresa Musco lasciò questa terra in modo straordinario. Durante il suo trapasso, il suo corpo si irrigidì in una posa simile a quella di Gesù sulla croce, con le braccia spalancate. La notizia della sua morte si diffuse rapidamente, e la sua salma fu esposta per 2 giorni e 2 notti. Innumerevoli persone accorsero da ogni parte per renderle omaggio. Le strade cittadine furono bloccate dall'imponente afflusso di persone. Le sue esequie furono solenni, celebrate da 20 sacerdoti nella cattedrale di Caserta. Teresa Musco, la ragazza dei miracoli, delle sofferenze e delle anime del purgatorio, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della spiritualità cattolica. La sua vita straordinaria, segnata da sofferenze, apparizioni e miracoli, è un testimone del potere della fede, della preghiera e dell'offerta delle proprie sofferenze per il bene delle anime. La sua eredità spirituale continua a ispirare coloro che cercano di comprendere i misteri della fede e dell'amore di Dio. Nel concludere questo affascinante viaggio nella vita di Teresa Musco, una donna straordinaria che ha condiviso un legame unico con il divino, siamo spinti a riflettere sulla potenza della fede, della dedizione e della compassione.
Teresa ha vissuto una vita segnata da sofferenze fisiche e spirituali, ma ha abbracciato queste sfide con un coraggio incommensurabile, dedicando se stessa alla preghiera per le anime del purgatorio e alla redenzione degli altri. Le stimmate, i segni delle piaghe di Cristo e le visioni mistiche che ha sperimentato possono sembrare fuori dall'ordinario, ma il cuore della sua missione era un messaggio di amore, misericordia e preghiera. Il suo appello a pregare per le anime del purgatorio e per la salvezza delle anime è un richiamo a riscoprire la compassione e la solidarietà nella nostra vita quotidiana. Le parole di Padre Pio a Teresa, predeterminandola come sua erede spirituale, ci ricordano che la santità è un cammino aperto a tutti. Ognuno di noi può trovare la propria strada per vivere la fede in modo significativo, donando amore e speranza agli altri. Teresa Musco è un esempio straordinario di come la fede e la dedizione possono trasformare una vita. Invitiamo tutti voi a continuare a esplorare le vite dei santi e delle anime straordinarie, a cercare ispirazione nelle loro storie e a condividere questa conoscenza con il mondo. Iscrivetevi al nostro canale per rimanere aggiornati su nuovi documentari, storie e testimonianze che ci aiutano a comprendere meglio il potere della fede e della spiritualità. La vita di Teresa Musco è una testimonianza straordinaria, e il suo messaggio di preghiera, compassione e amore per le anime ci raggiunge attraverso i secoli. Iscrivetevi al nostro canale e continuate a condividere questa meravigliosa eredità di speranza e fede. Grazie per averci seguito in questo viaggio e per essere parte della nostra comunità di ricerca spirituale.